La multa, pazienza. Il turismo cambia continuamente, le vacanze si fanno più corte e sono sempre di più quelli che le trascorrono nel camper. Dopo 3 anni di decisa ripresa, con cifre record, sulle scelte turistiche degli italiani sta incidendo una leggera incertezza legata alle condizioni meteorologiche e non solo. Secondo la FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, saranno oltre 20 milioni le persone che sceglieranno di partire tra luglio e settembre. Un leggero calo, 200.000 turisti in meno rispetto allo scorso anno, con soggiorni lievemente più brevi. Nel complesso, i viaggi estivi di italiani e stranieri che scelgono le nostre località di mare e di montagna supereranno i 26 milioni, con un calo dell'1%, per un volume d'affari complessivo di 15 miliardi di euro. Sempre molto richieste le grandi città d'arte come Roma, anche se con budget un poco ridotti. Roma ha un costante aumento del 3% da gennaio a giugno e penso che si possa mantenere anche per i mesi estivi. Per quanto riguarda la spesa media del turista, invece, purtroppo registriamo una diminuzione. Questo magari per l'indotto, per quanto riguarda tutte le altre attività, è un fatto non troppo positivo. Intanto sono sempre di più i turisti italiani e stranieri, quest'ultimo in aumento del 3,5% per la CNA, che legano la propria vacanza, soprattutto laghi e mare, a gite verso mete religiose o borghi antichi, dove gustare piatti tipici in occasione di sagre o eventi legati alla tradizione. E per scoprire luoghi sconosciuti, in libertà e autonomia, la vera passione tornata alla ribalta negli ultimi anni è il camper, divenuto motore trainante del settore turistico. Sono quasi 8 milioni e mezzo i camperisti italiani e stranieri che visitano ogni anno il nostro paese. Ma il dato più importante sono quasi 22.000 veicoli prodotti nei vari stabilimenti sul territorio nazionale, con quasi 10.000 addetti e 1 miliardo di fatturato e di indotto. L'agroalimentare italiano